Thank you.
costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, gli uni vicino agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con un cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Fanno molti figli e faticano a mantenere, e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al fuoco e che, se ostacolati, diventino violenti. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di spedire o addirittura attività criminali. Il brano è tratto da una relazione al Congresso americano sull'immigrazione italiana negli Stati Uniti. Una delle cose che mi ha scombussolato di più contro i padroni è una storia che adesso sembra ridicola, ma sapessi quanto ci ho sofferto a quei tempi. Bisognava portare ai padroni i polli, le uova e così via, e soprattutto bisognava andare in casa a fare le pulizie gratis, naturalmente. Stava nel contratto. La mia nonna era una donna terribile e diceva tutto fatto in campagna, ma lo sporco dei padroni io non l'ho mai pulito. Mia madre invece andava a casa dalla contessa, che era una villa fantastica, con dentro gli affreschi, i saloni e persino le cellette dei monaci, perché una volta era stato il convento dei cappuccini.
Mia madre aveva una crocchia di capelli neri fantastici e la contessa voleva vederla sempre con i capelli sciolti. E mia madre, poverina, protestava: ma come faccio a fare le pulizie? E appena la contessa usciva, se li slegava. Ma quella ogni volta tornava e diceva: no, no, scioglietevi i capelli che mi piace vedervi così. E mamma, ci crederesti? Ci piangeva. E a me quando me lo raccontava mi veniva una rabbia, ma una rabbia perché noi contadine non eravamo padrone nemmeno dei nostri capelli. Sì. Thank you.
Come formare simbolicamente le croci.
Buffalo, che sarebbe stato e così facendo sono andato lanciando un'occhiata di disperazione.